In dubbio fino all'ultimo, mister Guido Di Fabio opta per il 18enne proveniente dalle giovanili del Pescara AC Bonifo come sostituto di D'Egidio, che acciaccato si accomoda in panchina. Tribune invece per Ferri e Titone non al meglio, oltre a Lungo De Gente Gentile. Per il resto confermata per 10 undicesimi la formazione che ha sbancato il quinto Ricci di Aprilia, con Sbarbati a guidare l'attacco nero-verde. Nell'Agnonese, alle prese con il cambio di società che verrà ufficializzato nei prossimi giorni e per cui è prevista una vera rivoluzione, il confermato Stefano Sinigagliesi manda in campo dal primo minuto ben 7 under titolari, scegliendo un modulo speculare ai padroni di casa. Assente per squalifica Sangare Ali. Dirige l'incontro il fischietto romano Alessandro Silvestri. Primo quarto d'ora senza emozioni fino al 18esimo minuto, quando Di Ruocco in ripartenza viene atterrato con un fallo da dietro ad opera di Mo, che viene ammonito tra le proteste della panchina di casa che chiedeva il rosso. Costantemente in avanti i teramani provano a farsi vedere in avanti con AC Bonifo, che al 20esimo perde il tempo per impattare la sfera con l'azione che sfuma in un nulla di fatto. L'Agnonese fa una partita corta cercando di sfruttare gli errori di impostazione dei neroverdi, oggi in completo bianco. Al 26esimo Emili, il più attivo dei suoi, è bravo a trovare spazio tra le linee, ma la sua conclusione si perde alta sulla trasversale. 10 minuti e si fanno vedere gli ospiti, errore in uscita di Terrenzio che regala una punizione pericolosissima dal limite dell'area di rigore agli Alto Molisani. La punizione è affidata al mancino di Chiavazzo, che non inquadra la porta. Al 40esimo cambia il parziale. Di Ruocco sulla sinistra mette in mezzo, trovando la spizzata di Emili, che beffa sul palo corto in un certo Landi, con i giocatori che poi vanno tutti ad abbracciarsi davanti la panchina di mister Di Fabio. 2 minuti e Sbarbati va vicino al raddoppio. Azione insistita del 9 di casa, che prova il destro forte incrociato, deviato in angolo dal portiere che si riscatta. Nella ripresa subito in avanti i padroni di casa, con il neoentrato D'Egidio che ha sul destro il pallone del 2-0, ma l'esterno di casa calcia male da 2 passi. Continua a macinare il gioco il Castelnuovo ed è molto attivo Sbarbati, bravo ad andare uno contro uno verso la porta e servire Di Ruocco, ma la conclusione di quest'ultimo lambisce la traversa. Al 19esimo il pareggio dell'Agnonese, azione viziata da un fallo di mani di Immo non ravvisata dal direttore di gara, poi la sfera termina sui piedi di un giocatore granata che colpisce il palo e Casimiri, nell'intenzione di spazzare, deposita il pallone nella propria rete. Ma il pareggio dura solo 60 secondi, D'Egidio dalla destra entra in area di rigore e viene atterrato, questa volta nessun dubbio per Silvestri che indica il dischetto. Dagli 11 metri è perfetta l'esecuzione di Massimo Loviso, che spiazza Landi e mette a segno la sua terza rete in stagione. Alla mezz'ora disattenzione della retroguardia di casa, sanguinoso retropassaggio di San Severino che mette Imo davanti a Natali, ma incredibilmente l'attaccante molisano mette la sfera fuori. Ma in pieno recupero al 47esimo che l'Agnonese ha la ghiotta occasione per pareggiare, da azione d'angolo si accende una mischia in area di rigore sbrogliata sulla linea da un salvataggio provvidenziale di Loviso. Al triplice fischio finale, dopo 6 minuti di recupero, gioia in casa Castelnuovo, che si gode il terzo successo in 4 gare ed il secondo posto solitario dietro alle grandi del campionato. L'Agnonese è alla quarta sconfitta in altrettante gare, in attesa dei rinforzi annunciati dalla nuova proprietà. Mister Di Fabio, ce l'avamo detto in settimana, non era una partita semplice e questo si è rivelato poi nei 90 minuti. Settimana prepariamo le cose, diciamo, e poi la domenica si verificano, quindi è stato così per tutta la partita, che è stata fatta nel modo giusto dai miei ragazzi, però poi quando magari hai delle occasioni clamorose, non le fai, non chiudi la partita, ti può capitare sempre l'episodio che te la fa riaprire. Così è stato, lo siamo stati subito bravi, cattivi nell'occasione del secondo gol, il rigore subito dopo il loro gol, poi dai, diciamo che alla fine l'abbiamo controllata abbastanza bene, anche se non l'abbiamo chiusa. Le strappo un sorriso, 3 vittorie su 4 partite giocate, secondo posto solitario. Guarda, neanche la sola classifica, mi sono incavolato dentro col mio direttore perché mi dava i risultati di quelle che stanno davanti e io gli ho detto: te sei imborghesito pure tu, perché tu devi guardare i risultati di quelli che hanno fatto dietro. Ha detto: perché questo è, sì, ci fa piacere, star lì è sicuramente una bella soddisfazione, però il nostro campionato non cambia, noi dobbiamo continuare a giocare, ad affrontare l'avversario di partita in partita e cercare di trarre il meglio da ognuna di esse.
Mister Sinigagliesi, si è iniziato a vedere l'Agnonese in mezzo al campo dopo le prime uscite, oggi una buona partita, peccato per quella ingenuità quando avete raggiunto il pareggio, c'è stato questo rigore e poi siete arrivati anche un soffio dal pareggio con quel salvataggio sulla linea. Sì, di domenica in domenica aumentiamo i minuti della battaglia, prima finivamo dopo mezz'ora le partite, adesso siamo arrivati al 95esimo. Quando avevamo rimesso a posto le cose abbiamo ripreso subito questo gol che poteva comunque demoralizzarci definitivamente, invece abbiamo reagito, abbiamo continuato a lottare e a costruire qualcosa di positivo, ci voleva quel pizzico di fortuna che abbiamo perso nelle due occasioni clamorose, quella di Jeffrey solo davanti al portiere e l'altra alla fine al 93esimo che è stata rocambolesca come salvataggio. Però la squadra ha fatto bene, ha lottato, ci ha messo tutto quello che poteva contro un avversario di ottimo livello e quindi ripartiamo da una buona prestazione, fiduciosi, consapevoli che il nostro cammino sarebbe stato difficilissimo all'inizio, contiamo di recuperare con il tempo.